Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo il capitolo 9, il nono capitolo di A Plague Tale Requiem. Siamo appena stati invitati in questa lussuosa villa, in questa lussuosa tenuta del conte e vediamo un po' cosa si può fare. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare come al solito e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Sapete che a me poi piace esplorare in questo tipo di giochi, quindi non troverete un gameplay in cui tiro dritto senza provare nemmeno ad esplorare un po' di posti. Non troverete questo tipo di gameplay qui. Troverete un gameplay un po' più esplorativo, non ai limiti dell'ossessivo compulsivo. Comunque non andrò per forza in ogni angolo, non troverò comunque tutti i collezionabili, però un minimo di esplorazione per sgamare magari interazioni nascoste, paesaggi, collezionabili eccetera, lo faccio sempre volentieri. Quindi abbiamo esplorato questo giardino, guardate che belle le farfalle. Niente, la natura è davvero fatta molto bene in questo gioco, cioè in generale i paesaggi sono fatti molto bene. Guardate anche questi muretti, sembrano veri. Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui, je reste à l'affreux. Starò in campana, sarebbe. Ah, ok, perfetto, l'ha corretto lei. Qui non si passa. Oui, c'est moins bien. C'è molta sfocatura, come vedete, ai lati dello schermo. E questo gioco è molto pesante, quindi loro hanno cercato in tutti i modi di attuare dei meccanismi per riuscire un po' a alleggerirlo, perché è davvero pesantissimo. Salve signore. Niente, non ci saluta. E qua non si passa? Cet endroit est réservé au personnel de maison. Désolé. Personnel désolé. De maison? Via. C'est comme nos serviteurs à la maison. È désolé. Cet endroit, c'est vraiment quelque chose. Ma c'è un animaletto qui dentro? No. On s'y perdrait. Tu sais, je pourrais m'y faire. Tu serais une comtesse. Fraîche oh, comme la rosée. Trop de responsabilité. J'enverrai la nouvelle servante. Elle est délicate. Elle ne les abîmera pas. Sto cercando ovviamente interazioni varie. Magari il fiore per l'erbario di Yugo. Queste cose qui. Solo che questo posto è pieno di fiori, quindi potrebbe essere ovunque effettivamente. Guardiamo prima di qui. Possiamo passare di qua? Nope. Queste mi danno tuttavia sensazione di essere aree esplorabili, che si sbloccheranno dopo quando magari non dovremo farci vedere passando qui. Buongiorno a voi. Bonjour. Bonjour. Proseguiamo. Va a fare oggi. E come? J'imagine même pas devoir porter ce casque. Eh ben, le cose ont été compliquées hier au port, alors. Ouais. J'en ai entendu parler. È stato un po' di trambusto per colpa nostra. Demandons à ce garde. Ça se voit que le comte est riche. Pourquoi? Il a trop de bassins chez lui. Ça, c'est tout à fait vrai. Ha troppi laghetti il conte. Va bene. Niente, non ci sono interazioni comunque. Tutto molto bello come mondo, ma zero interazioni. Le plante sono belle. L'enfant est content. Zero proprio di tutto. Forse questo sul muro possiamo prendere? No. Proseguiamo allora. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Bien dormi? Sofia, bonjour. Content de te voir. Lei è il capitano della nave che ci ha portati qui. C'est l'histoire de ma vie, trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Je ne plaisante pas, Sofia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux.
Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Viens. Marchons un peu. Oui. Ok, facciamo questa passeggiata, ma di qua non possiamo andare. Nemmeno di qui. Je me suis promené un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller? Pas encore. Doucement. Non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. Ah, che bello, possiamo correre qua, finalmente. Non siamo più così lenti. Esploriamo un po', vediamo cosa c'è qui in giro. Tu? Non ci fai passare? No. E qui non c'è nulla, a quanto pare. Va bene, torniamo indietro allora. Guarda le mulini a vento. E quelli che sembrano degli aquiloni. Qui c'è qualcosa sicuro, dai. No, nemmeno qui. On devrait pas partir en livraison là? Il reste du temps. La fête aura lieu ce soir. À mon avis, ils n'ont même pas commencé à cuisiner. Non possiamo passare di qua, dobbiamo fare il giro lungo. Saremmo potuti scendere direttamente da quella scalinata volendo. Un oiseau! Tu as raison. C'est celui que t'as vu en rêve? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Bah, scopriamo donc, cosa guarda. Un rêve et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau. D'accord, pourquoi pas. Là! Il regardait un autre oiseau. Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tout est si différent de la Guyenne. Même les odeurs. Oui, ça sent... chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien te croire. Questa era la via bloccata, sì. Ok. Torniamo giù allora. Qua, collezionabile. Andiamo un po' in giro. Ecco. No, niente, un banco da lavoro. Che sfiga. Che sfiga, però qui abbiamo dei rottami, dai, c'è un banco di lavoro qui vicino, quindi ci sta che ci siano dei rottami. Con lei non possiamo interagire, gli ha pure spawnata la gallina da sotto la gonna. Facciamo il giro della casa. Magari troviamo un baule, uno di quei bauli grossi. Non tutto. Oh, t'as vu ce ciel? Oui, on ne pouvait pas rêver de jours plus radieux. J'espère bonjour juste qu'il ne fera pas plus chaud. Bonjour, adieu. Tout va eh bien, ça fa? Ma gli ha buttato via tutte le zucche, ma poverino. Ok, qui non sembra esserci nulla di importante. Andiamo da questa parte allora. Cerchiamo, cerchiamo. Tu vois, si tu les broies comme il faut, ça parfume les vêtements et le tissu. Comme ça, on sent bon les fleurs. Tout à fait. Tu seras comme un petit brin de. Là, qui in fondo c'è qualcosa, sicuro, dai. Altrimenti perché mettere questa strada? Infatti c'è qualcosa. Il doit être vraiment vieux. Questo per me è un souvenir. Un olivier, des milliers d'années, je dirais. Vraiment? Mais il est tout tordu. Il est malade? Au contraire. Il est fort. Il s'est adapté. Elle a raison. Il a pris cette forme avec le temps. Il a dû voir tellement de choses. Lui aussi a des cicatrices. Je l'aime beaucoup. Dis-le lui alors. Il t'écoutera. Je t'aime. Et je suis sûre que lui aussi il t'aime. On repart? Oui. Ok, souvenir. Beccato. C'è magari anche il fiore qui vicino? No.
Lo seguiamo allora. Magari qui sotto. Ah, qui sotto c'è una cassa comunque. Buono. E proseguendo di qui. Nada. Ok. Come siamo messi con le munizioni alchemiche? Ne abbiamo un casino. Buono. Ne abbiamo un casino, abbiamo un sacco di materiali anche. Niente male. Siamo messi molto bene. Teniamoci il sasso comunque. Qui possiamo prendere qualcosa magari? Non sembra, no? E allora proseguiamo. Merci. Juste encore quelques tuiles. Aspettate, forse qui dietro però possiamo prendere qualcosa dietro questa casa. Magari c'è qualcosa qui. Il regarde cette maison. La réponse est peut-être là. Où y aura un autre oiseau? Allons jeter un œil. Ok, un altro uccellaccio qua. E qui dietro non c'è nulla. Ok, va bene. Proseguiamo allora. Possiamo scavalcare un muretto qui? No. E qui dietro non penso ci sia molto, però Tu vas aller à comunque l'hôtel de la fertilité? vale la Avec ma pena femme, oui. controllare. Bonjour. No, nope, Je vous le niente, c'è un souhaite. altro uccellaccio e Vous basta. méritez d'être béni par l'enfant. Qui? Niente, non si può interagire. Qui nemmeno. Proseguiamo allora. Tu es prêt? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Oh, rottami. Sempre molto utili. Qui non si può entrare. Mentre di qui cosa c'è esattamente? Salve. Bonjour. Bonjour. Nous sommes juste en train d'admirer cette sculpture. Ah, ne faites pas attention à moi. Je vois pas où est le prochain. Elle doit être cachée derrière cette petite colline. Ah, ces jeunes, à chasser les cailloux plutôt que l'or. Rincorrere gli assi invece dell'oro. What? Ils ont l'air tellement heureux. Vabbè, qua stanno J'espère que mangiando, la vedo che cérémonie sono de cet felici. après-midi sera réussie. Mangiano, Oui, la festeggiano. fête promet d'être magnifique. Cet enfant a l'air Però vraiment noi non possiamo gentil. interagire. Il l'est forcément, vu toutes les louanges qu'il reçoit. Oh, j'aimerais tellement assister à la cérémonie. E porter une de ces fameuses robes. Ils sont au courant de ce qui se Qui, passe da sur le qui si può continent? scendere Ils savent forcément. palesemente. D'où les boissons. Tout ça est très beau, Possiamo magari mais fare il giro e salire. l'église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie? T'as raison. Il faut être conte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Vediamo, Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vediamo, Pas trop dubito. fatigué? Forse da là si può Non, entrare. ça va. Da On a quell'arco. beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Però noi stiamo andando avanti da qua. Stiamo seguendo la roba degli C'est uccelli. intrigant. Eh bien, Esploriamo un allons po' voir. meglio. Ah, qui, ok, andremo ancora là. Vediamo un po' qui in giro se c'è qualcosa. Tipo qui. Da dove potremmo anche scendere in realtà. Nada. È grandissimo sto posto comunque da esplorare tutto, specialmente con lei che per fortuna corre almeno, però è comunque lentina. Bonjour les enfants. Qui avevo un altro banco da Il y lavoro. a un établi Perché avec ha tutti questi banchi da Oui, lavoro? utilisez-le si vous voulez, ça ne me dérange pas. Pourquoi pas? Soprattutto nel Merci. momento in cui non abbiamo così tanti comunque. Così tanti attrezzi. E rottami soprattutto. Torniamo indietro di qua. Oui, et même tout petit, il reste sublime. Je ne pensais pas qu'on serait si haut au-dessus de la mer.
Sì, siamo molto in alto. Une fleur pour l'enfant, une pour la mère, une pour le père. Rien. Vediamo qui cosa c'è. Aucun enfant ne naît. Ils existent déjà. Attendant un nouveau souffle. L'appel de la foi. Non penso che possiamo entrare in questo cerchio. Souffler sur son lit de braise. C'était étrange. C'est une prière à la vie. Oh, ça. Una preghiera alla vita dei figli. Chi non può avere d'enfant viene ici pour être béni. Chi non può avere figli viene qui a farsi benedire. Ok. Elle est tellement gentille. Le comte et elle. Ils ont l'air de s'aimer tellement, c'est... Gênant. Inattendu, je dirais. Ah, ce bois est tout humide, non? Oui, mais je vais y arriver quand même. On a besoin de plus de rameaux par ici. Possiamo interagire con nulla? Les fleurs sont sublimes cette année. Oui, elles sont la vie. Qui possiamo entrare, forse? Il reste encore beaucoup de travail. Fermé. Je suis sûr qu'on peut y faire quelque chose. Il y a peut-être des choses utiles là-dedans. On peut retourner chercher les oiseaux, Amicia? Abbiamo comunque un po' di salnitro. Ah, possiamo salire qui dietro. D'accordo. In qualche modo si potrà entrare qui, eh. Ho già visto un'interazione qui. Monte. Oui. Possiamo addirittura salire ancora. C'est quoi ces choses dans le ciel? Des cerfs-volants? Vous n'en avez jamais vu? E certo che possiamo entrare, possiamo passare da qui. Un minuscule voile de bateau. Ils prennent le vent. Immagino, no? Tu peux voler sur ton attrape-un? Non, même pas toi. Et voilà. E lì c'è un baule con un attrezzo, quindi assolutamente dobbiamo entrare. E poi qui c'è la finestra. Non possiamo entrare dalla finestra. Volendo posso scendere da qui. Ah, eccola. Perfetto. Ora possiamo entrare. Tu t'en sors bien? Je devrais t'engager. Je n'étais pas comme ça avant. T'inquiète pas. Tu sais, je ne suis pas né contrebandière. On fait tout ce qu'il faut. Vediamo se qui dentro c'è qualcosa da prendere. Freccia che recuperiamo come rottami. Les cerfs-volants sont si proches. Salut! Ed ora possiamo entrare. Qui dentro ci sarà qualcosa di molto utile, oltre alla cesta, comunque, oltre al baule. Spero. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beh, nel baule c'è un bel po' di roba, quindi non mi lamento. Ma questo perché l'abbiamo tirato giù, scusatemi. Ma che serve? Boh. Non ho capito. Ok, il banco da lavoro lo lasciamo lì perché per adesso non ci serve. E proseguiamo. Abbiamo trovato un segretuccio anche qui. Qui c'è qualcosa magari? Rottami, roba? Tu crois qu'on aura fini ces couronnes avant ce soir? No, niente. Proseguiamo di qui allora. Sono consapevole di star facendo una strada secondaria, probabilmente la strada principale è dall'altra parte. Però non voglio perdermi appunto questi collezionabili, queste piccole parti del gioco. Font-ils pousser autant de fleurs? Peut-être que cet enfant des braises a vraiment un pouvoir sur cette île. J'aimerais bien faire pousser des fleurs comme ça. Et moi, j'aimerais bien faire pousser de l'or comme ça. L'or, ça sent pas bon. D'accord, t'as gagné. Oui. Ok, non so merci che Froio mi sia messo a fare questa cosa tra i fiori. Non credo serva nulla. Se li stiamo solo rovinando. Ok, siamo arrivati penso alla fine di questo percorso. E qui non si può entrare, credo. Ok. Siamo arrivati dove c'erano i mulini. Ok. Ce sera très utile. Lui vorrebbe tornare agli uccelli di pietra. Mi spiace ragazzino. Prima diamo un'occhiata qui in giro. Ah, qui ci si può nascondere, ok. Qui si può entrare? Nope. Qua magari dovremmo arrivarci dopo però, Posso? Ah, possiamo passare però da lì. Ok, possiamo passarci. Vabbè, passa. Magari stiamo facendo qualcosa che probabilmente dovremmo fare dopo. Dato che quest'area mi sembra troppo grande e troppo ben strutturata per essere solamente una cosa secondaria. Che molti possono anche ignorare, tra l'altro. Sembra troppo, troppo. E non possiamo entrare qui dentro?
A che pro quindi salire qui, scusatemi? E lì vediamo che si può interagire con qualcosa. Però non possiamo entrare. Possiamo magari rompere. Ecco, ecco, ecco. Eccolo là. Come abbiamo fatto prima. Dobbiamo rompere quello. E possiamo direttamente scendere così non rifare la scala. E qui sotto, tra l'altro, troviamo qualcos'altro anche. Ottimo. Ho la sensazione che questa parte qua sia da fare più avanti. E magari con dei nemici che ti cercano, perché ci sono molti posti in cui nasconderti, compresi tipo i campi di fiori. Però ci saranno la possibilità di farlo adesso senza nemici. Non vedo perché non farlo. Peut-être que ça fera tourner le moulin. Ça a marché. Chut. Venez, pardon, discrètement. Andiamocene in silenzio, perché? Possiamo prendere qualcosa ora qui? Nope. Cioè, abbiamo fatto sta cosa per niente? Oh, va bene. Magari boh, c'è un obiettivo, non lo so. Devi far partire i mulini. Boh, va bene, abbiamo fatto partire il mulino. Anche tutti gli altri stanno andando ora. Qui potremmo entrare volendo. Però è chiuso anche questo. Allora useremo questo per salire da qualche parte. Potremmo usarlo per salire. Vediamo un po', Potremmo usarlo per salire. Tipo qui sopra. Possiamo? Boh, proviamo a spingerlo. Possiamo spingerlo in avanti? No, indietro conviene. No, non conviene né in avanti né indietro. Non va più avanti di così. Cioè, non va più indietro di così e non va più avanti di così. Ah, aspetta qua però. Vai, Hugo. Tutto tuo. Apri la porta. Oh, mi sembra davvero strano che tutta questa roba sia, sinceramente, secondaria. Ce l'ha fatta, Hugo? Ah, Kevin, quanto ci ha messo? C'est sans doute un frein. Probabilmente un freno per fermare il mulino. Ah, questo sarà un enigma. Ok. Sarà banalmente un enigma. Bisogna fare muovere o fermare alcuni mulini, perché vedete ci sono anche i cosi, i simboli sulla sua porta. Alcuni andranno fermati, altri ne hanno mossi. Andranno invece fatti partire. Qui dobbiamo andare fino qui e aprire quello. Passa, grazie. Vai. Magari fammi inquadrare, grazie. Perfetto, e ora possiamo passare tranquillamente qui dentro. Magari possiamo salire. E siamo dentro anche qui. Apriamola dall'interno allora. E lì sopra c'è anche qualcos'altro però, infatti, rottami. Poi quando capiremo cosa, in che modo dobbiamo fermarli o farli partire, almeno avremo già tutto aperto, eh. Non dovremo ingegnarci per poter aprire le porte. Qui? Ah, questo si apre tranquillamente da solo. Ottimo, e sta già andando. E prendiamoci anche i rottami. Allora, questo ha un 1 e una M sulla porta. Questo ha un 2 e una S. Poi, questo ha un 3 magari. Sì, è un terzo. Ed è una M anche quello con dei pesci. Mentre tu ultimo. Hai una casa. E sei il quarto. Ok. Andiamo via da questa zona e torniamo a seguire gli uccelli. Dato che palesemente qui non possiamo fare ancora nient'altro.
Magari questa cosa qua riguarda comunque una cosa secondaria, tipo un segreto, un modo per scoprire qualcosa. Però non mi sembra di aver visto nessuna sequenza Ce palais est particolare. incroyable. Alors, Anche al c'est comment palazzo là. dedans? Il y a des tonnes de bassins. C'est plutôt impressionnant. Mais on n'est pas là pour ça. On doit suivre les oiseaux. Dobbiamo seguire gli uccelli, vai, seguiamo gli uccellacci. Ecco, quest'altro uccello. Non credo che sugli Dis uccelli donc, ci elle est grande cette siano famille dei d'oiseaux. Allons simboli. trouver le prochain. No. Imagine si ça conduit à un vrai nid. Non, Non posso scendere c'est da qua. quelque chose d'important. Vai. Forcément. J'en suis sûre. La chasse aux oiseaux reprend. Beh, a questo punto andiamo, seguiamo gli uccelli e andiamo nella via principale. Abbiamo esplorato abbastanza, direi. Vai. Ecco, continuiamo a seguirli. Eravamo arrivati qui. E poi da qui avevamo deciso di andare ad esplorare dall'altra parte. Ora invece proseguiamo nella via giusta. Qui. Eccoci qui, pronti. Vamos. Dites-moi qu'on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des colonnes. C'est si beau. È Sacrée bellissimo. trouvaille. Bella scoperta, una specie di antico Une teatro. sorte de Vediamo. théâtre antique. Oui, ça a l'air important. Voyons voir ça. Ora vediamo. Ok, qui abbiamo degli altri oggetti da prendere. Volendo ci possiamo nascondere. Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus sous ces herbes. On va devoir les couper. Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. Posso togliere tutto in una volta sola? Andiamo qui. Altri oggetti. Ci saranno un sacco di zolfo e sannitro comunque. Poco alcol. Possiamo salire qui? Sì. On monte. E qui c'è qualcosa? Oh sì, qui c'è qualcosa. Monte. Ah, da qua si scende. Ok, si torna indietro. Ok, no, 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 On monte. allora. Ritorniamo di là. Però ci fosse un collezionabile qui, a dire la verità. O degli altri oggetti. Ok, oggetti che sono qui. Alcol, perfetto. Ed ora si riscende e si va di lì effettivamente. E anche di qua però Allez, si monte. scende. Oui. E se non ricordo male anche di qui si torna indietro, infatti. A che pro allora abbiamo fatto sta roba? Posso mirare qualcosa con la fionda? Non mi sembra, sinceramente. Cioè, perché siamo venuti qui? E dov'è l'uccello? Dov'è la... il bambino con la brace che dicevano loro? Là sopra? Ah, forse ora dobbiamo tornare effettivamente di là, magari. E possiamo andare oltre il ponte. Vediamo, eh. Oltre quel ponte lì. Mi sa che i mulini allora sono una cosa secondaria. Oltre questo ponte non siamo andati effettivamente. Lui ci fa segno di far silenzio, giustamente. E désolé. J'espère que son poisson s'est enfui. T'as bien Là raison. c'è del Va éliminer les fumo. poissons. Andiamo a vedere cosa c'è lì. Ça, c'est une tombe. On appelle ça un tertre. Il n'y avait pas de Ok, tombe dans mon rêve. oggetti. Jetons un coup d'œil alentour.
monsieur. Happy. Des apiculteurs. Tout va bien. Je suis sûre qu'ils sont gentils, ceux-là. Bien sûr qu'ils le sont. Ils font du miel. Et j'adore le miel. Moi aussi. Et cet oiseau qui regarde au loin, alors? C'est vrai. C'est notre meilleure piste. Il faut y retourner. Proviamo a vedere di qui cosa c'è. Oh, è gigantesco comunque questo posto. Qua mi sa di souvenir. Allons voir. Il y a une marque ici. Ça veut dire... Ok. Ça ressemble au code des contrebandiers. C'est un lieu de réunion ici. Ça sert à quoi? Quand les choses tournent mal ou qu'un équipage se sépare, ils laissent ses marques derrière eux. Pour être sûr que l'un d'eux retrouve ce qu'ils ont caché. Un trésor? Plutôt des marchandises, vin, denrées. C'est un trésor pour certains. Intéressant. Je veux cacher des choses, moi aussi. Comme un beau caillou. Ok, quindi abbiamo scoperto che il 3 è il mulino incriminato. Rottami, ottimo. Teniamo a mente, il 3. E non mi sembra ci siano altri simboli. Il 3 aveva anche dei pesci, se non ricordo male. Il 3 era un simbolo con anche dei pesci. Andiamo un po' avanti. Tu cosa vuoi? Non vuoi nulla. Beh, ma è gigante questo posto, ragazzi. E mi sono perso, cioè, non so dove andare, sinceramente. Sto andando un po' a casa in giro. E qua mi sa che si torna addirittura indietro. Beh, vediamo dove ci porta, eh. Ça me plairait bien. Tu as un bateau. Una battaglia navale contro gli inglesi. Ah, t'as jamais vu une bataille navale? Un gioco che avevano fatto inizio videogioco, probabilmente, con le pigne. Lo ricordate? D'accord. Reste sur la terre ferme, crois-moi. Questa mi sa di via per qualcosa di secondario. Dai, un altro oggetto, però che palle. Speravo in un collezionabile. Anche perché gli oggetti te ne stanno tirando dietro a manetta, comunque. Vabbè, almeno ce ne sono due qua, dai. Zolfo e alcol. E torniamo indietro. Forse dobbiamo arrivare là in cima. Può darsi, eh. Ok, qui abbiamo un altro uccello. Abbiamo ritrovato la strada, allora. Ma qui siamo tornati all'inizio. Oddio. Siamo tornati all'inizio, raga. Vabbè, andiamo al mulino del 3 ora. Guardate che si è fatto apposta per farti ritornare qui e farti andare al mulino. Probabilmente fermando il mulino con il numero 3 si succede qualcosa, magari. Esce un tesoro. O magari ora che abbiamo visto, che abbiamo ottenuto quell'interazione, appena ci avviciniamo ai mulini parlano e dicono qualcosa i personaggi. Per farci capire che dobbiamo magari fermare il terzo mulino. Ma a questo punto perché fare aprire tutti i mulini? Perché proprio per 5 rottami l'uno può volarsi, è comunque una buona ricompensa, però andiamo al terzo mulino. Ok, tu sei il primo. Tu sei il secondo e andiamo al terzo. Ecco, qui potrebbe esserci nascosto qualcosa. Saliamo. Anche perché tra l'altro questo non è nemmeno le scale. Boh, strano. Fermiamolo. Guardiamo in alto magari se c'è qualcosa da prendere. Non sembra. Qui si può interagire ora che è fermo? Nope. Oh, sembra strano. Hanno fatto intuire che c'era qualcosa qui intorno a questo mulino o sepolto magari. Come un tesoro. Venendo che fermandolo però non accade nulla.
M però c'è scritto anche. No, non è una M, è una montagna, montagna-mare, ok. Là dove la montagna tocca il mare potrebbe essere. Ci sono, c'è una montagna, ci sono le due montagne e i pesci, le due montagne sono lì. Le onde però, il mare, dovremmo andare più in basso. Beh, ragazzi, lasciamo perdere questi mulini perché non abbiamo ovviamente le informazioni adatte a risolvere questa cosa. Quindi proseguiamo. A questo punto direi di provare ad andare verso il mare, se possiamo passare attraverso quel forte, oppure direttamente verso la montagna fino ad arrivare lassù. Non ha molto senso continuare a girovagare altrimenti. Si può scendere da qui in qualche modo senza fare tutto il giro? No, ok, devo andare a prendere le scalette. Prendiamo quelle scalette lì. Andiamo. Iniziamo a salire lungo la montagna allora, se no possiamo andare verso il mare. No, là c'è ancora il soldato che ci blocca. No, non ci blocca. È libera la strada. Possiamo passare, credo. Bonjour. Bonjour. No, ok, ci bloccano. Vous allez vers le port? Oh, non, on y était hier. Merci. Restons ici pour voir le reste. Niente, allora andiamo a cercare, andiamo verso la montagna. Saliamo lungo la montagna. Abbiamo fatto un giro dell'oca incredibile, siamo andati a fare quelle cose dei mulini che per me c'è sotto qualcosa, è una cosa secondaria nascosta, però non mi sembra che abbiamo le informazioni necessarie o sufficienti per risolvere quell'enigma. Allora, vorrei vedere questa costruzione qui, però questa torre, se è possibile raggiungerla. Certo che è possibile raggiungerla. E qui dentro sicuramente c'è qualcosa, andiamo a vedere. Oh Non c'è sì che c'è qualcosa. qualcosa. Questo non è uno dei bauli grossi, purtroppo. Però, sempre meglio di niente. Attends, tu vas pas laisser une porte fermée t'arrêter? Explorons les lieux. Non sarà di certo una porta a fermarti, ma certo che no. Vediamo se posso in qualche modo aprirla, eh. Da qui magari. Ok, qui effettivamente non saprei come andare avanti in questo edificio. Posso magari fare il giro da qui? Aspetta, forse sì. Forse ho trovato. Sì, ho Cette trovato, fenêtre, ok. il y a quelque chose Vai. dedans. T'as l'œil. Retournons-y. Oh, tu veux tout conquérir? Per me Seulement sopra les allora tours. c'è un baule Le di quelle reste non grosse perce qui. pas. J'adore les tours, parce qu'on peut monter tout Con en haut. attrezzi vari. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo la scala e qui dietro. Boh, una freccia. O un coltello. Mi sa un On va coltello, trouver quoi, tu due penses? rottami. Peut-être le nid de l'oiseau. Oh, là où il pond ses œufs? Hein? Tu crois que c'est une maman? Chi sait? Forse avrei dovuto aspettare a prenderlo, perché se è un Sacrilège. coltello può darsi che sopra ci sia una cosa da aprire. E infatti, avrei dovuto aspettare a prenderlo così non l'avrei sprecato. Niente, apriamo comunque qui. Ci Voyons ce danno qu'il un botto contient. di rottami solitamente. E infatti guarda qua. Un sacco di roba. No, non voglio potenziare, voglio prendere la roba che c'era qui dentro. 5 rottami, va bene. E saliamo ancora. On est presque au sommet. Eh bien, allons-y.
Perché salire ancora se non possiamo interagire con nulla? Jolie vue. Posso andare un'occhiata al panorama? Approche-toi. Regarde. Ah, questo magari è un souvenir. Comme ton oiseau quand il est perché en hauteur. Pas n'importe quel oiseau. Un oiseau de proie. Le roi des oiseaux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois là où je chasse. Et qu'est-ce que tu chasses? Des saucisses. Tu sais ce qu'ils font d'autre, les rapaces? Ils crient. Tu es prêt? Oui. Sophia va crier avec nous. Pas vrai? Je suis née pour crier. À trois. Un, deux, trois. Cui, cui. Allez, il est encore descend. Tout le monde sait qu'on est là maintenant. Au fait, joli cri tous les deux. Le tien était pas mal non plus. Je sais, c'est ma voix de capitaine. C'est indispensable pour se faire entendre en pleine mer. Ton équipage doit adorer. Oh, ils s'en sont jamais plaints. Ok, altro souvenir beccato, perfetto. Qui non c'è più nulla, giusto? Bene, andiamo via allora. Andiamo verso l'alto adesso. Oh oh, strada bloccata? Le chemin è fermé? Per il momento, sì. Désolé. On doit livrer ces fleurs au sanctuaire pour la cérémonie. Le chariot s'est renversé. Pas d'inquiétude, juste quelques tiges abîmées. On reviendra plus tard. Bon courage. Non possiamo proseguire qui allora. Andremo da un'altra parte. Bon sang, ces soldats sont vraiment charmants. J'en regretterai presque toutes les fois où je les ai insultés. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors? Je vois. Combien t'en as? Je préfère ne pas compter. Mais je ne regrette rien, et c'est bien ça qui me fait peur. Pardon, tu dois être... Oh, je t'ai vu à l'œuvre. Je ne suis pas surprise. Sans tes talents, je serais morte. Certes. Proviamo a fare il giro allora per arrivare lassù. Se si può passare magari da qualche parte di qua. Mi sa che non si può andare su. Stiamo tornando indietro, infatti. Di nuovo. No, basta tornare indietro di qua, però. Ora magari possiamo andare al porto. O dobbiamo andare alla cerimonia dei fiori. Boh. Lascia il tipo che taglia la legna. Quella tomba lì, vediamo se rivisitandola di nuovo abbiamo qualche altro dialogo. Non sembra. Non sembra proprio, c'è solo un 3. Proviamo a tornare allora di là. E qui non si può andare da nessuna parte. Abbiamo beccato anche il souvenir. Di qua si può salire. On monte. Vediamo cosa c'è qui. Ah, si può entrare da qui sopra, ok. Strano. Monte. D'accord. Amicia, je sais pas si on a le droit d'être ici. On pourrait trouver quelque chose d'important, Hugo. Et puis c'est toujours plus excitant de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est vrai? Elle plaisante. Pas vrai, Sophia? Bien sûr. Oh, un altro di questi bauli grandi. T'es
E nient'altro? Mi sa nient'altro. Ok, scendiamo allora. Descends prudemment. Tout de suite. Ora però la domanda è: dove si deve andare? Qui non si può comunque passare, no. Vediamo se ci dà un indizio magari il menu come obiettivo. No, così. Scopri cosa nascondono le rovine. Allora devo andare alle rovine, di nuovo. C'è qualcosa là che ci siamo persi. Per forza. Infatti mi sembrava strano che non avessimo fatto nulla lì. Però non ho capito cosa bisogna fare, sinceramente, qui. Non ho proprio capito. Ripassiamoci. Allora, le cose che posso colpire non ce ne sono molte. Forse devo andare là dentro. Però no, è murato. Non c'è un dentro. Non c'è proprio nessun dentro qui. Cioè qui c'è niente. Questo è il classico disegno che abbiamo visto anche prima. Forse bisogna fare qualcosa qui. Forse devo bruciare l'erba. Ah, può darsi, eh? Può darsi che debba bruciare l'erba. Ecco perché c'è andato l'Ignis. Vai. On y est, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. Ok, bisognava fare questa cosa qui. Beh, abbiamo comunque esplorato tipo tutta la zona e abbiamo preso un botto di roba secondaria. Di souvenir. Quindi niente male. C'est l'île. C'est une carte de la Kuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia, c'est le dessin. Quel dessin? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre? Un ordre d'alchimiste, lui aussi, très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants... Celui-là... Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents! On les appelle Las Madres, les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents. Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ed ora dobbiamo andare su, dove immagino che la strada dei... che era bloccata prima dai tizi con i fiori sia libera. Ouais. Une sorte de temple, un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Donc on a un oiseau magique,
un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est... particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme... une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Je suis pas un bambin! C'est dans son sang. Ce mal remonte à... la nuit des temps. C'est injuste, mais... c'est réel, Sophia. En Guyane, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. Hey, sera aperta. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici? Non. Allons-y. Ça promet d'être long. Le premier haut! Pas si vite, après je vais devoir te porter. Broussard! Che caricamento stranamente lungo e non siamo nemmeno passati di capitolo in capitolo. È sempre il nono capitolo questo tecnicamente. Tu tiens le coup? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçu, on est loin d'être arrivé. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bon sang, ce qu'il fait chaud. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. Oh, de l'eau de source! Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Et il s'endort aussi en une seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, hey, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Ah! Attaque d'eau! Hé! Hey! Contre-attaque! Pour les deux runes, Hugo! D'accord, d'accord. Pour je les me deux rends. Runes! Je suis trempée comme une soupe. Victoire! Ok. Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Je l'ai fait exprès. Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Noi continuiamo a fare scorta di oggetti. Ho la sensazione che questa sia la proverbiale calma prima della tempesta, la quiete, anzi, prima della tempesta. Inizieranno poi ad arrivare un sacco di merda. Est immense. Oui, imagine sculpter tout ça. Oh, des chèvres. Il y en a plein, Amicia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres? Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie? Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Ok, quindi ora parte la fase stealth. Se vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Ok. Bonne chance alors. J'espère qu'elle nous attaquera pas.
Oh, allez, c'est une chèvre, pas un loup. Mais elle crie. Oh, ça oui. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Qualcosa qui? Nada. Oh, écoutez, sento una capra. C'est la chèvre du monsieur? Tramontane, oui. Qui, qui dietro? Dans cette maison, peut-être. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Fermé. On devrait pas l'aider? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée? Forse c'è un'altra entrata. Beh, cerchiamola. Elle est là. On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixée dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. Non si può passare in qualche modo qui, eh? Ah, forse dobbiamo andare a Yugo? No, nemmeno. Là sì che si può entrare, mannaggia. C'è pure un baule bello carico. Da qui sotto magari. Ma nemmeno. Ma strano, come si fa ad entrare lì? Non possiamo colpire niente. Almeno non da questa finestra. La capra è qui dentro. Possiamo interagire in qualche modo? Posso controllarla con lui? No. Devo tirargli contro un sasso. No, non posso tirargli contro un sasso alla capra. Faccio. Questa è strana davvero. Non possiamo entrare da qui. Non possiamo interagire qui. Non c'è uno spazio per Ugo. Qui sotto forse sì, però. Devo bruciare l'erba. Dovrò ancora bruciare l'erba? Brucerò l'erba allora. Buono, via. Tanto facciamoci un altro po' di Ignis. Elle sera forcément reconnaissante. Ah, ça passe. Si elle l'est pas, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu as deux femmes fortes pour te protéger. Forza, brucia. Quanto ci stai mettendo? Oh, grazie, vai. Il est trop drôle. Pas tout le temps, mais souvent, oui. Je vais ouvrir la porte. Ne reste pas derrière. Forza, Yugo. Forza. Tu la fai? Oh, bravo. Ah, vite, vite. Tu as réussi. Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Tu l'as sauvée, Hugo. Tu veux lui dire bonjour? Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois? C'est facile. Elle ne crie pas toujours. Oui. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va? Papa t'attend. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie. Altro souvenir, hein? Alla faccia. Pas de chèvre dans ton rêve. Non. Tu penses à quoi, roba? Il y en aura peut-être maintenant. Qui ne voudrait pas rêver? Niente male. Non c'è nient'altro in questo posto, giusto? Proseguiamo allora. Merci.
pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Eccoli. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Oui. Monte. Oui. Violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Bien. Merci Arlo. Il fallait s'y attendre. Ah, non abbiamo il coltello. Peccato. Peccato davvero. Aver buttato via quel coltello per avere due rottami. Mannaggia. Niente, quindi qui non possiamo far nulla, proseguiamo. On monte. Descends prudemment. D'accord. On fait quoi des dernières offrandes? Elle reste ici pour le moment. On les déposera là-haut après. Trovi in un'area vietata. Non puoi farti vedere né uccidere soldati. Ok. Comment allons-nous passer? Hors de question que oddio. On serait jeté en prison. Qu'est-ce qui bouge là? Non, ho visto lui. Sofia può tirare i nemici nell'erba alta. Tieni premuto LB, quindi mira l'erba alta, e tieni premuto Y per creare un diversivo. Ah, mi ha beccato. Ok, va bene. Ricominciamo la sezione allora. Non è un problema. Però potremmo anche andare lì dietro volendo, eh. Il problema è che questo qua guarda sempre qui. Comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jeté en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Waouh! Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde, uniquement dans les hautes herbes. Ok, va lì. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ça dure jamais longtemps. D'accord. Ok, possiamo passare ora. Ma perché siamo passati di qua noi? Ma che cazzo stiamo facendo? Ma perché abbiamo fatto questa cazzata? No, ricomincia la sezione. Pensavo di dover andare di lì e invece no. My bad. Palle che ti devi ascoltare ogni volta tutto il dialogo di lei, altrimenti non puoi attivare il suo potere. Vabbè, aspettiamo. Come allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jeté en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Waouh! Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde, uniquement dans les hautes herbes. Vorrei andare a vedere anche cosa c'è là dietro. Quindi prima vai lì, grazie. E stai ici. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ça dure jamais longtemps. D'accord. Ecco, bravo, stai un po' lì. Guarda l'erba. E dietro non c'è niente davvero? Strano. Lo seguiamo, non dovrebbe vederci lui. Sì, ci vede. Quindi qui dietro non c'è nulla. Étrange. Ok. Ora distrailo e fallo andare lì. Sofia, ton prisma pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. Ah, pensavo ci fosse qualcosa qui dietro, un segretino. Invece è zero. Ah, ci vede? Encore. Je suis tout seul. Sofia, utilise ton prisme. On va faire un beau feu. Ah, ci ha beccati. Che palle! Ricominciamo dal checkpoint. Almeno non dobbiamo rifare la sezione.
Niente, questo è stato tratto in inganno da un level design un po' barbino, perché mettere questa sezione qui senza metterci nulla è proprio stupido. Cioè, perché metterla allora? Boh. Ora fallo andare là, per favore. Là. No, là, là, là. Grazie. C'è qua questa fumée? Lui ci vede, eh? Andiamo a prendere la roba qui. Ok. Encore une fausse alerte, je le savais. E andiamo qui dietro. Fait chaud, hein? Ces foutus uniformes. Tu connais le compte? Faut faire ça dans les règles. Ouais. Oh, là c'è un La altro baule prochaine che vorrei fois, prendere, on demandera a sposter sinceramente. près des ruines. Il y a Lui ci plus vede. d'ombre et j'aimerais Passiamo voir tipo la dietro. possession pour changer. Ok, lui fa la ronda in quel modo lì. Va bene. Ecco, vedere se noi possiamo, mentre lui si gira in questo modo, abbiamo tutto il tempo di passare e arrivare dall'altra parte. Sì. Passiamo dietro questo che è lì inginocchiato, non fa nulla. E arriviamo dall'altra parte. Vai, girati. E sei bravo, incrocia le braccia, però adesso girati, grazie. E possiamo passare. Ok. E una volta qui dentro, aspettiamo. Loro sono tutti girati, non dovrebbero vederci. Aspettiamo che lui faccia ancora la ronda e prendiamo quello che c'è qui dentro. E ecco il motivo, come se non ci fosse stato comunque. Come se non l'avessimo già visto, ecco il motivo per cui mi annoiano i giochi stealth fatti in questo modo. Devi aspettare 3 anni letteralmente per ogni singola mossa di ogni cacchio di personaggio. Vai, apri. Prendi tutto e via. 5 rottami e un po' di zolfo. Ed ora aspettiamo di nuovo che lui si giri. Poi deve andare di là e allora noi andiamo alla porta. Poi conoscendo questo Plague Tale Requiem avranno messo tipo altre 2 sezioni così, senza alcun motivo logico. E quindi sarà tipo mega allungato sto capitolo. Spero di no, sinceramente, spero che non l'abbiano fatto. Dato che l'hanno fatto tipo per tutto il tempo. Ok, preso. Banco da lavoro che per ora non ci serve. Par ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Bon sang. Tout va bien. Voilà. Oh, ça va, ça va. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est, on a réussi. Tout va bien, Hugo? Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu, en terrain sûr. Ok, trovo modo per aggirare il posto di blocco, fatto. Raggiungi Las Madres di nuovo. Andiamo. Toutes ces fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Di nuovo l'erba alta. Che En armure eccoli. lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tués, soit chassés de l'île. Il n'y a pas de rame ici. Ils ont trouvé d'autres hommes d'Arnaud? Il y a trop de monde sur le chemin principal. Faisons le tour. Attention. Les ordures. Gâchez le moment le plus important de l'année. Chi è che mi vede esattamente qui? Scusatemi. Boh, andiamo da questa parte. Ah, lui che faceva il giro. Ok.
Vediamo dove si ferma. Sta andando avanti, quindi oserei andare qui. Ok. Andiamo su. Poi appena lui si gira passiamo. Ah, però c'è lui là. Azza. Lui ci vede però. Almeno credo. Ci veda. Posso usare di nuovo... Posso distrarli e farli andare lì, eh? Vai. Vieni distratto tu? Non gliene potrebbe fregare di meno quello. Niente, allora giochiamo su questo. Giochiamo su quello lì che fa una ronda lunghissima. E appena va giù di qua, noi saltiamo e andiamo lì. Andiamo lì dentro. Sperando che il fuoco si spenga, altrimenti ci siamo giocati un nascondiglio che si spegne. Niente, dobbiamo aspettare ancora che questo faccia il giro. Ragazzi, i giochi stealth fatti in questo modo sono davvero di una noia mortale. Cioè, è un continuo aspettare che la guardia faccia tutto il giro. Una noia. Dai, esci fuori dalle balle. Bravo. E allora passiamo. Ecco, lui ci vede? No, ok. Prendiamo il cespe. Buono. E passiamo. Ora però per arrivare là sopra è un casino. C'è dell'altra erba però lì. Lui sta andando su. Andiamo su anche noi allora. Avoir un seul soldat dans le sanctuaire, compris? D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant appelle la paix, pas les armes. Altra cesta lì, però noi possiamo in teoria andare qui, lui non dovrebbe vederci. E poi tipo facciamo andare lì lui, no? Ça brûlera sans problème. Quella. Quel baule lì lo lasciamo lì tranquillamente. Elle vient d'où? Regardez, ça marche. Non vogliamo farci scoprire per un baule. Con dentro delle risorse che abbiamo già in quantità, tra l'altro. Pas de quoi s'inquiéter. Ok. Boh, facciamo passare quello lì grosso con l'armatura che fa la ronda. Ah, si ferma qui lui, perfetto. Se ti fermi qui allora... Quando vai indietro farai, ci metterà un bel po'. A quel punto posso far così. Allora. Mano. Vai. Huh? Bravo, andate tutti e due lì a vedere. Oh, ma c'è anche tu. Ma lui non ci va, ma scusa. Ma dai. Ma questa roba è buggata, scusami. Cioè, perché non ci va? Oh. A questo punto l'unica cosa che posso fare è questa. Vai lì. Però ho sbagliato il tempismo. Ora quello là si girerà. Devo farlo tipo subito appena lui parte. Si gira. Eh no, si gira subito lui. Ah, ma lui non gliene frega niente, tra l'altro, del fuoco che c'è lì. Lui non si distrae. Ma scusami. Non puoi andare a controllare tu cosa è il genere. Oh, ok. Ci va. Però non possiamo uscire ora perché... Anche quello lì... Perché adesso lui è stato attirato dal fumo che c'era tipo mezz'ora fa? E a questo punto, ragazzi, sfruttiamo l'occasione e andiamo. Via. Boh. Sono attirati dal fumo. Mi vede? Sì, mi vede. Mannaggia. Allora lì. Sofia, ton prisme nous serait utile. Ça brûlera sans problème. On a de la compagnie. Eh, bravi, andate lì. Criez si vous les voyez. Andate lì tutte e due. C'est presque trop facile. Mi vede lui? No, non mi vede. Ok, via. No, dai, non dirmi che c'è qualcuno qui. Non ci posso credere. Fu
fouiller les environs. Non mi vede, non mi vede. Via. No, dai, mi hanno beccato. Allora, quando sono due persone non le puoi attirare tutte e due. Ok, ora lo sappiamo. Che se sono due persone non le puoi attirare tutte e due. E da qui poi è un po' un casino muoversi. Devo andare dall'altra parte, palese. Devo aspettare che lui vada. Attirare l'altro soldato lì. E passare. On peut y arriver. Ils sont probablement occupés par la cérémonie. C'est quoi comme cérémonie? Bonne question. Eh bien, on le saura quand on y sera. Le devo far andare proprio là in fondo lui. Così almeno ad essere attirato dal sasso. Questo qui. Che va a vedere cosa è successo. Vediamo, eh. Fai uscire quello là. Bravo, vai. Vai a vedere, vai a vedere. Bravo. E noi passiamo. Ok. Ed essendo qui dietro, siamo già in una posizione di vantaggio, perché poi lui si girerà e non sarà più un problema. Possiamo andare tranquillamente lì. Infatti, tu passi, bravo. E noi andiamo. E mo c'è lui. È quasi ora, chiudo la porta. Ok. Ok, dobbiamo andare lì. Ora dobbiamo aspettare che il tizio grosso passi. Non dovrebbe vederci lui, no? Infatti. Mettiamoci pure qui dietro, tranquilli. Poi facciamo... attiriamo lui lì. E passiamo, facciamo il giro. Oppure lo attiriamo direttamente là. Però c'è un altro lì, minchia. Che due palle. Proviamo a far così. Tu ci vai? Non gliene frega assolutamente niente. Che stai bruciando l'erba lì a lui. Ti fregherà allora che brucia lì l'erba, no? Vai. Infatti, quello ti interessa, eh? Vai, via. No, dai, ma come hai fatto a vedermi? Ma stavi andando dall'altra parte? Vabbè. Soldati che... non ti vedono quando ripassi a 2 cm dal naso, ma ti vedono con la vista periferica in una maniera incredibile, eh. Qua tra l'altro d'altronde si fa così, cioè passi in questo modo. Poi magari vai lì, anziché andare direttamente là, vai lì. E poi da lì passi in su. Però bisogna aspettare che questo qui faccia la ronda. Ok, dai, torno indietro. Però tu sei distratto da questo, però, giusto? Vai. Bravo, vai a vedere. Ma come? Ma come? Oddio, quanto ha fatto male questa parte. Quanto è fatta male sta parte. Anche perché tu, beh, lui lo puoi distrarre mandandolo lì. Vai, mandalo lì. Oh, bravo, vai, ciao. E sei abbastanza lontano da farci passare. Tu ci vedi? Ho paura che lui adesso si giri e ci veda. No, forse no, dai. Ok, e siamo arrivati qui. Mo... per passare potremmo semplicemente aspettare che lui passi in quel modo e passare per poi andare là dietro magari. Beh, lui non ci dovrebbe più vedere. Quello che ci può vedere è lui, quindi aspettiamo che si giri e poi andiamo. Ok, però sta tornando lui ora, giusto? Aspettiamo.
Aspettiamo. Tu prends de très grands risques pour des gens que tu connais à peine, Sofia. Rien ne t'y oblige. Quanto sta fermo lui lì? Mais c'est un prétexte. Tout ça est bien trop palpitant. Bien. Faisons juste très attention. Ok. Andiamoci. Avec moi. Monte. Possiamo passare qui dentro? Sì. Ah, ma non è il posto. Non è la fine dello stealth questo. Ok. Ora lui però vedrà che la porta è aperta in teoria, no? O forse no. Forse siamo abbiamo finito. Ogni presque. Oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Eh? Non c'è niente qui sotto, andiamo su. Qui? C'è qualcosa? Si può fare qualcosa? No. Si può solamente vedere tutti sti cacchio di soldati che ci abbiamo messo 3 ore per superarli. Ah, altro stealth qui? Non è ancora finita? Oh. Rassemblez-vous tous. Ancora finita. Vediamo cosa c'è qui sopra allora prima. Giusto per un momento. Allez, monte. Ok, possiamo passare qui? Evitare un po' di roba? Sì, si evitano un bel po' di soldati. Passando di qua. E si prendono anche le piume di Hugo, buono. Ça vient de l'oiseau? A toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui, comme ça je la lui rendrai. Attention en descendant. Tout de suite. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de nous rapprocher. Des retardataires? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin... va bien trouver. Possiamo passare? Penso di sì. Ok. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix. De raviver ses ailes. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ok, non è finito il capitolo. Continua con questa cerimonia. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. E faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. Wow! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum.
de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit Lacuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison. De prospérité, Lacuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Ok, ti stanno spiegando la lore di questo gioco. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit, marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière, presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur ! Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous, vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce okay. qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. C'est fresque. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Missia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. Oh, j'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. L'enfant a... Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. J'ai vous froid. Êtes de retour et votre j'ai peur. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Oh. Phénix, c'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de vie ranimer cette flamme. Hé, hey, c'est moi. Sophia, venez. J'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil.
tellement incroyable. Tu l'as dit ? D'enfants. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre... Maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, hey, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. Non è ancora finito quindi questo capitolo. Ma è lunghissimo. Non si sono regolati minimamente con la lunghezza dei capitoli comunque. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane! C'est vrai? Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne! C'est la chambre de Basilius! Tu imagines? Il vivait ici. Quindi Basilius era il primo portatore della macula. C'est incroyable, non? Et vivez-vous, oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Ok. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être. Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre? Ce sont des méchants.
Je crois qu'il lançait cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens, on n'a pas tout vu. Waouh ! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi ? C'est l'armure d'une dame. Oh. Aelia ! C'est sa chambre, bien sûr. C'était elle, sa protectrice. Protectrice. Proprio come a missione. La garde personnelle du porteur. Per, comme Hugo. Moi, pour Hugo. Infatti. Elle avait l'air forte. Chissà se si può sbloccare l'armatura della protettrice come skin di Amelia. Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Ok. Si prosegue. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde. Eh, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est juste ça. Oh, désolée. Mais non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? C'est pas vrai. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Cercate una fenice. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Questa roba puzza tantissimo, eh. C'è quel tavolo lì, palese tavolo di tortura per i bambini, palese. Non, ton sang. Eh, moins fort. On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. Hugo, t'as trouvé quelque chose? Tout ça est inutile. Pitié, donnez-moi quelque chose. Je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. Un Athanor. Oh, non. Son contenu a disparu depuis bien longtemps. Oh, cet endroit est hallucinant. Hé, hey, ça va pas? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé, hey, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu as laissé Vaudin... Non! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon. Hey. Venez voir, vous deux. Sophia, où es-tu? En haut. Comment t'es arrivée là? Regardez derrière les rideaux. Qui non possiamo passare, di qua forse.
Nemmeno. Madonna, la lentezza di questo gioco è disarmante comunque. Cioè, lento per essere lento, non per un qualche motivo. Vieni, Hugo. C'est quoi ça? Il y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation. Cioè, tipo adesso vorrei andare a vedere cosa c'è lì, perché magari c'è un materiale, un collezionabile. Per farlo butterò via, boh, 40 secondi al posto di 5, perché questo personaggio non può correre in questo momento. Devo farmi tutta questa parte camminando a 2 cm al secondo. Insomma, una scelta un po' così da parte del game designer. Anche perché non è una parte ricca di pathos, cioè una rivelazione abbastanza scontata. La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Vediamo se qui c'è qualcosa. Non sembriamo poter interagire. Qui sì, però. C'est quoi ça? Des parchemins. Sur Basilius, sans doute. Ils sont en latin. Je ne peux pas les lire. Moi si. Viens voir, je tiens quelque chose. Ah, c'era un obiettivo. Interagisci con tutti gli oggetti della vecchia protettrice nel santuario. Ok, buono, da 100 punti presi. Qu'est-ce que c'est? Meritatamente. Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. E ancora non finisce, incredibile capitolo più lungo della vita. Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau? Ils désirent tant cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo,
Quindi lui in realtà cosa ha sognato esattamente? Se non un'isola che comunque lo guarisce. Ça faisait peur, mais après tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon, avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Là, va avanti, probablemente. Et l'eau. Ah, lì, qui non si peut proprio esplorare. On pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. Ok, non si esplora proprio. Di qui si torna indietro. Di qua si va avanti. Poi certo, esplorare le fogne sono anche un po' stronzo io a volerlo fare, eh. Qui uno vorrebbe semplicemente uscire il prima possibile. Semaine en mer avec mon équipage, ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être, mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia? Et à ton ancêtre? Va bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant. Oui, bonne idée. Incredibile, abbiamo finalmente finito il capitolo 9 che è durato quasi 2 ore. Beh, togliamo un po' di tempo all'inizio in cui sono andato un po' in giro io a girovagare. Quei mulini alla fine non abbiamo scoperto come fare per ottenere il segreto, però un qualcosa mi è venuto in mente. Avremmo potuto bruciare l'erba che c'era vicino al terzo mulino. Per me bruciando quell'erba lì avremmo potuto scoprire qualcosa. Forse appunto avremmo potuto interagire poi con il terreno per dissotterrare qualcosa. Se non c'è forte nel tuo rêve. Alors on cherchera la tour ronde, d'accord? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête? E inizieremo questo capitolo 10, Linea di Sangue, nel prossimo video, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!